Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video del Parco Cinofilo Umbro. Oggi ho deciso di prendermi un po' di tempo per parlare con voi. Credo che questo discorso che voglio fare insieme a voi, sicuramente è più un monologo che un discorso, però credo che sia molto importante e vi chiedo di scrivere nei commenti domande che volete fare. Io cerco di rispondere sempre a tutti, se no c'è la mia mail. E nel caso non ci fosse la mia mail, non vi soddisfi abbastanza, vi darò alla fine di questo video il numero mio telefonico, dove inizieremo a rispondere direttamente su WhatsApp a tutte le vostre domande. Quindi ho deciso di prendere un numero e utilizzarlo per tutti voi. Quindi sarà il numero per il canale. Potrete, non ci saranno risposte a questo numero telefoniche, potete capire anche il perché. Però io risponderò in breve tempo su WhatsApp, quindi potete mandarmi vocali, potete scrivermi e da lì potremmo parlare. Ok? Iniziamo. Ho avuto modo di parlare con tanti di voi telefonicamente, mi avete contattato e mi avete fatto tantissime domande. È questo il momento di parlare un secondo con voi. Allora, tanti di voi mi hanno chiesto, in seguito al video che ho fatto relativo al qual è il cane migliore per te, di consigliargli un cane dandomi delle loro indicazioni. Io sono molto felice di questo e quindi ho cercato, possono testimoniare tutte le persone che mi hanno scritto, io ho risposto. Il problema è che è un discorso un po' complesso. Tante persone mi hanno anche chiamato facendomi delle domande cinofilicamente un po' confuse, ok? Io non sarò mai in grado, senza che voi veniate da me, di potervi indicare il cane per voi. Posso indicare una razza, posso rispondere a quelle che sono le vostre domande, però dovete anche capire che il mio lavoro è un lavoro da addestratore, io faccio l'addestratore. Quindi apro questo video spiegandovi che cosa farò. In questo video voglio spiegarvi come si distingue un addestratore corretto da un addestratore non corretto. E voglio farvi partecipi di quelle che sono le mie esperienze, dei miei clienti che vengono da me dopo essere stati da altri addestratori. Con questo colgo l'occasione di dirvi: il mio numero è sì per rispondere alle vostre domande, lo metto a disposizione. Dovete pensare che però noi addestriamo decine e decine di cani al giorno, quindi potermi fermare per dare una risposta richiede un po' di tempo e dovete anche pensare che non possiamo aprire una comunicazione con ognuno di voi perché siete centinaia, quindi quando mi fate la domanda io tendo a darvi la risposta per totale cortesia. E anche per cioè, vi sono totalmente grato del fatto che voi seguiate il mio canale, quindi vi rispondo, però dovete anche rendervi conto che io non posso aprire una discussione. Cioè, io sono un addestratore e il mio numero è per chi vuole fare addestramento. Per chi vuole fare addestramento abbiamo scelto tantissime strade che sono veramente efficaci. Guardate il video con Nadir, guardate il video quindi del Malin, quindi il ragazzo che viene da Bergamo, guardate il video dello stage che abbiamo fatto. Ci sono tantissime persone che vengono da me, fanno un approfondimento o di due giorni o di una settimana. Ecco, vi chiederei per favore di contattarmi per lavorare. Io sono un addestratore. Poi, se mi fate una domanda, sarò lietissimo di rispondervi, però io non posso mettermi un'ora e mezzo a discutere con voi, con persone che non conosco. Io voglio fare l'addestratore, non voglio fare né il consulente né lo youtuber. Quindi voglio rimanere nel mio campo e voglio fare comunicazione perché la gente possa venire da me e possa poter lavorare insieme a me e ottenere veri risultati, perché io non credo nei risultati ottenuti tramite consigli. Ciò non cambia che io il consiglio ve lo do, sia chiaro, però
Vedo persone che poi continuano, cioè io ho avuto, ora lo dico perché questo è un momento tra me e voi, quindi parliamo in maniera spassionata e un po' fuori dagli schemi, però ho avuto delle persone che mi dicono fammi un video su questa cosa al mio numero privato. Non ho risposto perché era tra le centinaia di messaggi che mi arrivano e mi arrivano i punti interrogativi, come a dire, però rispondi. Il mio numero, scusate, non è perché voi mi consigliate che video fare, cioè, perché mi sembra un po' esagerato. Se vedete che non rispondo, punti interrogativi come di non mi rispondi, voi pensate, guardate le visualizzazioni e gli iscritti che c'è al canale, che non sono enormi ma sono comunque migliaia, e voi pensate di moltiplicare una cosa del genere per migliaia. Io cerco di farvi capire, sarebbe impossibile, quindi io mi ci metto con tutto me stesso, però capite che il mio numero è per chi vuole lavorare i cani, ok? Poi mi volete fare una domanda, a disposizione vi rispondo. Però, insomma, un po' di consapevolezza. Oggi io voglio parlare di addestramento e di addestratori, perché addestramento è una moda, è una cosa importantissima, è un momento in cui l'addestramento è in hype, se vogliamo usare un termine giovane, però capiamo che ci sono addestratori e addestratori. A me arriva troppa gente che mi dice Matteo, il mio tecnico mi ha fatto fare questo, l'altro mio tecnico mi ha fatto fare quest'altro, non ho avuto risultati, e quindi vengo a conoscenza di cose che io non posso non narrarvi, perché sono una cosa impressionante. Capiamo subito, io non sono qui a dire che sono il miglior addestratore del mondo, anzi ve lo dico subito, ci sono centinaia di addestratori migliori di me, ok? Partiamo da questo, così ci capiamo subito. Non è mia politica dire io sono il più forte, sono il più bravo, per me non è un problema. Parlano i clienti miei, parlano i miei risultati. Se uno viene, dice, io non dico niente. Però devo... mi sento molto male quando mi arrivano questi clienti, quindi conduttori, giovani conduttori, gente neofita, che mi racconta di cose devastanti, spaventose dal punto di vista cinofilo. Ricordatevi una cosa, l'addestramento in questo mondo, in Italia diciamo, in questo paese meglio, non è una cosa così correttamente certificata. Io vi assicuro che se fate un po' di fine settimana, poi mi tirerò contro un sacco di problematiche, ma non me ne frega niente. Se fate un po' di fine settimana e date qualche migliaio d'euro, dai 1000, 1500, 2000, insomma dipende dal campo, voi diventate addestratori ANCI. Ogni tanto ne bocciano due, per far vedere che bocciano qualcuno. Ma voi tranquillamente diventate addestratori ANCI. Ecco, quello non vi rende addestratori. Ora io non parlo agli addestratori, parlo agli utenti. Come riconoscere un addestratore? Come riconoscere se questo tecnico è valido per me con le nozioni che io ho? Perché voi dovete immaginare che è come se io vado dal dottore. Se il dottore mi dice prendi queste medicine, io non ho fatto studi medici e io prendo le medicine che mi ha detto il dottore. Allora io voglio fare questo lavoro, voglio spiegarvi come vedere un addestratore, come capire se l'addestratore è per voi, con le nozioni che avete, perché se aveste delle nozioni cinofile non dovreste andare da un addestratore. Prima di tutto, guardate una cosa. Qualunque sia il vostro punto di partenza, e lo dovete calcolare perché voi potreste avere un cane che deve fare una condotta dritta, un cane senza problemi e tira il guinzaglio, o potreste avere un cane con una patologia, o potreste avere un cane con un disturbo caratteriale, quindi partite da punti diversi, voi dovete sempre vedere che in tre lezioni, vi do un numero, in tre lezioni qualcosa è cambiato. Se vi dicessi che in tre lezioni è finito il problema, direi una stupidaggine colossale. Però in tre lezioni voi il problema lo dovete avvicinarvi alla soluzione, dovete vedere un vantaggio. Il vantaggio non è quello che vi dice il tecnico, perché sapete quanti tecnici, oh sì, sei grande, benissimo, tutto a posto? No.
dovete vedere che o il cane o voi avete qualcosa in più. Prima cosa. Seconda cosa, se andate per una qualunque problematica, approfondimento, conoscenza, sport, e vedete che vi mettono in 10 in un campo, ora io mi tirerò contro tanti addestratori, voi ragionate, se vi metto in 10 in un campo, ragionate su sta cosa, a lavorare in 10 e a girare in 10, tutti insieme, tutti con la stessa, come i soldatini, col boccone così, seduto, terra, premio. Voi potete capire che dobbiamo lavorare dei binomi, ma ogni persona avrà una biomeccanica diversa e ogni cane avrà una problematica diversa e delle doti caratteriali diverse. Certo, grazie al cavolo, scusate, se io prendo 10 persone in un'ora, faccio 10 clienti. 10. Sai quanto ci metto io a fare 10 clienti? Almeno 10 ore. Poi ci metti gli intervalli tra che arriva uno e l'altro e ecco che è finita la giornata. Io parlo di addestramento caratteriale, eh? Leviamo lo sport. Lo sport si fa in un altro modo, è un altro mondo, faremo un video a parte. Però, ragionate, ma anche lo sport, ma io mica metto se non c'è bisogno 6 cani a lavorare. Parlate con qualunque sportivo. Ma perché uno che fa un percorso d'agility lo fanno uno alla volta? Ma perché uno che fa i GP entrano uno alla volta? E perché voi dovete essere da meno? Tutti insieme. Oppure con la stupidaggine della puppy class. Senti anche sta cosa. La puppy class. Il mio cane è in puppy class. Ma che significa? Io ho preso un cucciolo di 3 mesi e mezzo. Il mio cane è in addestramento. Un bambino che ha 6 anni va a scuola. Uno che ce n'ha 12 va a scuola. Uno che ce n'ha 18 va a scuola. Uno che va all'università è sempre scuola. Non è che c'ha la pappicla, cioè capite che è un modo per tenervi lì. No, ma adesso il cane tranquillo perché ora fa socializzazione. Non è così. Voi dovete imparare a gestire il vostro cane con tecnico valido. Non voglio dire però che chi lavora in gruppo sbaglia. Esistono delle lavorazioni valide da fare in gruppo, ma sono in dei momenti specifici della lavorazione del cane. Allora, dopo che ho raggiunto un certo livello, metto il mio cane insieme ad altri di pari livello e imparo a gestire quello che ho gestito singolarmente insieme agli altri cani. Questo deve essere molto chiaro. Quindi io non voglio dire, non esiste mai una cosa che non si fa in addestramento, ma se il modus operandi è prendere, andate tutti insieme, sì bravo, grande, metti il boccone davanti, seduto, terra, e tu dici sì ma il cane a casa mi spacca mezza casa, no, seduto, terra, ma il cane non torna, lo perdo per le campagne, non mi chiedi, tranquillo, tu cammina col boccone così, quadrato. Ma non vi rendete conto che state andando al campo di addestramento da 6 mesi e non state tirando fuori una cippa, con tutto rispetto? Io non faccio nomi, non c'ho bisogno di fare nomi di nessuno, però sono pronto a dimostrare qualunque cosa in campo. Se fa così il lavoro, voi dovete imparare cose in cane. A me mi sono arrivate persone che arrivano e dicono sono 6 mesi che lavoro il cane, ma io ho visto delle cose devastanti, ragazzi. Ma avrei preferito vedere dei cani che facevano male delle cose. Allora dico, vabbè, questo non è stato capace. Ma io ho visto cani che non facevano niente. Cioè, guarda che il niente fa paura. Cioè, no male, almeno male. Niente. Non c'è una posizione, il cane non tiene la sinistra. Non c'è un seduto, vero. Perché il seduto non è alzo il bocconcino e premio il cane, al seduto e dico seduto, il cane si siede e rimane seduto finché non dico andiamo, qualunque cosa faccio. Non c'è un seduto, non c'è un richiamo. Io vi giuro che ho visto dei cani che li chiami e gli dicono, e quel cane non sa nemmeno come si chiama, cioè non gira la testa quando lo chiami. Quali sono le cose da guardare? Come vi ho detto, la prima cosa da vedere è che in poco tempo, 3 giorni, cambi qualcosa. Questa è la prima cosa da guardare.
La seconda cosa da guardare è informarsi su questo addestratore. Da quant'è che opera? Ha una struttura? Ha degli allievi? Se è sportivo, ha fatto risultati in sport? Che sport ha fatto? Dove ha vinto? Io ad esempio vi spiego una cosa, sono un caratterialista, non sono un... La mia passione è l'IGP, ho preso da poco un cane per IGP, sono andato a un campionato. Io non la insegno l'IGP. L'IGP è una cosa mia, la faccio io. Lo sai perché non la insegno? Perché se io non ho vinto un mondiale o non ho partecipato a due mondiali, io non te vengo a insegnare a te come si fa. Perché come faccio a portarti lì se questo non l'ho fatto? Cioè, dobbiamo essere umili. Io sono un caratterialista, ho recuperato centinaia di cani. Bene, si parli in giro, si chieda, si venga a vedere, si faccia una lezione di prova. Quando arrivano e vi fanno fare il pacchetto, vi do un consiglio io, c'è il pacchetto dei 9-12 lezioni, tutti li facciamo i pacchetti. Noi siamo qui per guadagnare, non siamo qui per... Fate bene fratelli, state attenti, anche io sono qui per guadagnare. Professionista significa che questo lavoro è una professione, quindi che ti porta del denaro. Tranquillo, gli dite guardate, io non voglio il pacchetto, fammi tre lezioni, te le pago. Sul pacchetto la lezione, faccio un esempio, viene 25 euro, te ne do 30 a lezione. 3, 6, 9, ma a 90 euro mi sono reso conto se questo mi sta prendendo in giro o no. E veramente sto video è difficile per me perché mi tiro contro tanta roba, ma tanto io ho sempre risposto con i risultati, quindi possono venirmi sotto quanto volete. Dovete valutare da chi andate, coi mezzi che avete. Coi mezzi che avete. Questo è molto importante, ok? Quindi, vedere se su tre lezioni c'è stato qualcosa, vedere chi è questa persona dal punto di vista dei risultati, se è una persona blasonata, se non lo è, se si sa chi è, da quanto opera. Se arrivate dal ragazzetto che lavora da 3 giorni, dategli una possibilità, perché sono stato anch'io un ragazzetto che lavorava da 3 giorni. Dategli una possibilità, dategliene 3. Però poi se non c'è la risposta, prendere e dire ascolta, senza nessun problema cambio. Non si rimane 6 mesi a non fare niente, perché poi dopo è colpa vostra, scusate. Dobbiamo iniziare a usare il cervello. Io ho parlato con una mia cliente, vi faccio 2-3 esempi e vi spiego un attimo che cosa ho visto. Ho parlato con una mia cliente questa mattina, quindi è fresco fresco, allora ho chiesto a Giacomo, facciamo il video Giacomo, così diciamo sta cosa e ci prendiamo un attimo qui nelle campagne umbre per parlare con i ragazzi. Una persona prendeva il cane di questo cliente e lo portava insieme in uno scuola bus, che a me mi verrebbe voglia di impiccarmi con una sciarpa, così, perché hanno scuola bus, l'umanizzazione totale, mettendo tutti i cani insieme, quindi pensate sta persona se è un addestratore o un'addestratrice, e li porta in giro. Maschi tutti insieme, senza valutazioni, quindi tu pensa dentro quello scuolabus che poteva succedere. A un certo punto, e poi li porta in giro e gli fa fare la scaricata. Intanto scordatevi questa cosa, perché se prendete un cane non lo date a un cristiano che ve lo porta in giro e ve lo educa, se no non vi prendete il cane. Il cane si lavora in binomio, quindi diventate bravi voi e diventa bravo il cane, ok? Questo deve essere chiaro. Ci troviamo a un certo punto dove, mettendo tutti sti maschi all'interno di uno scuolabus, questi cani, due cani si attaccano e si prendono. Lei cerca di dividerli e prende un morso o una ringhiata. Credo che abbia preso una ringhiata, nemmeno un morso. Che gli stava bene il morso, però. Risposta. Tecnico addestratore, chiama il proprietario, s'arrabbia, il tuo cane ha fatto così, ma cazzo eri tu l'addestratore, scusate, cioè nel senso,
se la prende col proprietario che era a lavoro e gli dice: l'ho messo in punizione grazie a questa cosa. Questi sono gli addestratori dove rischiate di andare a finire. Ma tu hai capito che significa l'ho messo, l'ho detto in perugino, eh? Tu hai capito. Avete capito che cosa significa mettere un cane in punizione? Significa che l'addestratore non conosce nemmeno il principio associativo. Senti la punizione, eh? Siccome io ho fatto questa azione, nella giornata ne avrò fatte 600 d'azioni, lui mi ha preso e mi ha messo in punizione, e siccome io in questo momento sto da solo, sto subendo la solitudine perché ho fatto un'azione sbagliata e quindi la prossima volta non la rifarò. Cioè, tu hai capito che non è un cane, questo è Einstein? Hai capito che non c'è più nemmeno il principio associativo? Un'altra storia che mi è capitata, e ve lo giuro, mi è capitata, ma ne avrei centinaia, io ve ne dico due e vi faccio degli esempi. Guarda, tre ve ne dico, ok, ve ne dico anche poi un'altra, però quest'altra vi giuro, c'era un cliente che poi non è più venuto a lavorare da me, quindi non c'ho nessun vantaggio a parlare di questo cliente o no. Mi racconta che lavoravano in campo con una fionda, perché se il cane l'avessi aggredito usavano una fionda, che a me mi viene da ridere. Anche io lavoro sulle aggressioni vere, eh? Io sono caratterialista, come vi ho detto che in IGP sto facendo il mio percorso e vediamo dove si arriva, spero al mondiale, però vediamo dove si arriva. In caratteriale vi assicuro che posso dire la mia, cioè io non ho mai visto uno che lavora con una fionda. E che se il cane dal giardino faceva confusione, casino, abbaiava, andare a sparargli con una fionda, un maremmano. Cioè, ma voi avete capito? In più valutate un'altra cosa, perché questa gente, lo sapete come la vedrete che non è competente? Quando il lavoro non verrà e darà la colpa a voi. Ora vi dico una cosa, se il lavoro non viene è sempre colpa nostra. 95%. Poi c'è anche la persona veramente gnucca oppure strana o con delle problematiche psicologiche e sociali, per cui era l'ultima cosa che doveva fare, prendersi un cane, ma prendersi un pesce rosso era la cosa migliore. Però la colpa, quando ve la riversano addosso, non sei capace tu, non sei in grado tu e hai sbagliato tu, vengono a insultarvi, vengono a dirgli: ma voi venite da noi per avere un aiuto. Voi non potete pensare, che non potete permettere che qualcuno vi risponda male. Poi, quando siete in campo, si fa quello che dice il tecnico, zitti e muti e militari. Quello sì, anche in campo mio. Però non è mai la colpa vostra, perché il comandante prende i meriti e i demeriti, sempre. Quindi, quando vedete un tecnico che vi dice: hai sbagliato te, sei un coglione, scusate il termine, non sbagli, non capisci niente, tu non ci capisci niente. E grazie al cavolo, se ero Peter Scherk, che è uno dei più grandi addestratori del mondo, ma stavo qui da te. Quindi capite anche questa cosa, che è molto importante. Quando vedete uno che se la prende con voi, non che vi redarguisce o vi spiega come ci si comporta, stiamo attenti a pesare le parole, ma che se la prende con voi per gli insuccessi della lavorazione, già avete capito che dovete prendere, fare baracca, burattini, fagottino a casa e cambiare. E cambiateli gli addestratori finché non trovate quello che vi piace e non ci venite da me. Non dovete venire da me. Ce ne sono tanti come me. Perché non è che è vero che ci sono solo io. Io li conosco gli addestratori che stanno dicendo: io qui sono il più forte di tutti. Non è vero, sono tanti gli addestratori bravi, c'è tanta gente sensibile, c'è tanta gente capace, non dovete venire da me. Questo video è spassionato, però andate a trovare anche la persona con cui vi trovate. Non rimanete frustrati in una situazione di addestramento dove il tecnico non vi piace, il cane non porta risultati e voi rimanete lì perché ormai avete pagato. Ascolta, o richiedete i soldi o glieli lasciate e ve levate. Ok? Questi sono i miei consigli importantissimi.
perché questo è oro, nessuno ve lo sta dicendo nella rete, io continuo, sto cercando di portare una comunicazione che finora non c'è stata, non sempre perché io sono un fenomeno, ma perché nessuno si prende la briga di farla sta comunicazione. La faccio io, ma non perché sono santo, perché secondo me è l'unico modo per fare comunicazione cinofila. Quindi ci sono dei momenti in cui io queste cose ve le devo dire. Capite bene sta cosa, ok? L'ultima che mi è capitata, questa cosa l'ha fatta un'istituzione. Istituzione significa, forse sbaglio il termine, non posso dire chi l'ha fatta. Voi potete immaginare che esistono diversi enti, anche pubblici, che lavorano i cani. Non parlo assolutamente di forze dell'ordine, che conosco tantissimi ragazzi bravissimi e li saluto, che sono ragazzi che si impegnano e fanno grossi risultati anche in GP. Però ci sono altre situazioni, non ci interessa troppo, però che mi viene un po' da ridere. Voi pensate una cosa, dovevano far smettere un cane di avere paura dei rumori, si chiama decondizionamento al rumore, decondizionamento allo sparo si può chiamare, ok? Voi avete visto quei cani che hanno paura poi dei tuoni, oppure a Capodanno che si spaventano, ok? Ora senti la mentalità. Hanno studiato sui libri, perché questa è gente che studia sui libri, che il libro è stupendo, ma poi va portato dentro il campo il libro, se no rimanete dentro l'ufficetto a leggere i libri, che il terra è una condizione di calma, perché il cane quando va a terra è calmo. È ovvio che il cane quando va a terra è calmo, ma quando ci va da solo a terra è calmo, non quando lo schiacci a terra. È come dire, voi in posizione supina siete calmi, ma se io vi prendo e vi sbatto in posizione supina, vorrei vedere quanto siete calmi. E poi hanno studiato che un premio, quindi un boccone, ora in questo caso il cibo come premio, è un'associazione positiva, quindi io premio e il cane subisce una positività e associa all'azione che sta vivendo. Quindi che hanno fatto? Facevano scoppiare un raudo, schiacciavano il cane a terra, perché il terra dà calma, e poi schioccavano un boccone in bocca che il cane nemmeno mangiava. Questo significa non aver capito nemmeno il principio di associazione, e non è che sto parlando di massimi sistemi dell'addestramento, di pulsioni, o di compensazioni della preda o di lavori. Sto parlando del principio di associazione. Quindi che facevano? Sparo, il cane si caga sotto, lo schiaccio per terra e gli confermo il premio per aver avuto paura. Cioè, voi capite che questa è gente dove potreste trovarvi? Quindi per chiudere questo sfogo e questo discorso, andate a lavorare da persone che dei risultati ve li fanno vedere. Ora, voi non potete pensare che se arrivate con cane dove l'avete disintegrato per 6 anni, arriva sto poraccio dell'addestratore e ve lo risolve in 3 secondi. Questo non lo potete pensare. Però sentirete una sensazione dopo che avete lavorato con lui. Di sicurezza. Vedrete una luce in fondo al tunnel. Vedrete anche la qualità di questa persona, vedrete anche quanto questa persona è empatica nei vostri confronti. Quanto dopo che avete finito un'ora di lezione o un'ora e mezzo, vi dà quanto sapete più rispetto a quando siete arrivati. Questo è quello che dovete vedere coi vostri mezzi. Non vi posso dare dei parametri cinofili, perché non ce l'avete. Però dovete guardare sta roba qua. Io credo che questo sia importantissimo. In più, attenzione anche a chi vi dice tot euro l'ora. Che significa tot euro l'ora? Ma che so, dallo psicologo? Che quando è finita l'ora? E poi c'è un motivo anche per lo psicologo, perché ti tiene un'ora e ti dice è finita, eh? Quello non ce l'ho con i psicologi, perché c'è un motivo. Sopra un tot non ci devi andare. Però l'addestramento non funziona così, l'addestramento va risultato.
Io ai miei clienti gli dico: voi vi tenete un'ora e sappiate che se la faccio in 40 minuti abbiamo fatto ancora meglio, se la faccio un'ora e mezzo ci dovete stare. Se fa l'ora, non è il taxi, eh? Cane è una cosa viva. Spero di non essermi tirato contro una parte, sicuramente una parte degli addestratori che lavorano in questo modo un po' me la sono tirata contro. Ma addestramento si fa in un altro modo. E non è detto che questi addestratori, non sapendo, possano iniziare a aprire la testa, fare approfondimenti, girare, fare come i maestri miei che sono andati in Germania a lavorare, a fare gli stage, a capire. L'addestramento, signori, è una cosa seria. E su questo chiudo il nostro discorso. Come promesso, vi do il mio numero, non è il mio privato. Per favore siate clementi, quindi vi ripeto, qualunque tipo di telefonata, qualunque altro tipo di contatto che non sia un messaggio WhatsApp, questo numero sarà inattivo. C'è un trattore. E passa qua. Dica. Per caso c'è un gatto grigio giù, grosso? Uno ce l'ho grosso, sì, grigio. Grigio? Però non è ce l'ho. Viene a mangiare. Sì, senso... sì, tu chiamalo Mickey. Ma viene, no, dimmi che viene anche da lei a mangiare. No, chiamalo Mickey. Tu, per vedere che scherzo fa, tanto ce la incontreremo. Sì. Allora, io c'avevo due gattini maschi, piccoli. Bobby, perché l'ho chiamato Bobby? Nel senso, nella... Allora, ascolta. Allora, sti due gattini sono stati sempre insieme con me, la casa, l'inverno, col focolare, tutto. Sono cresciuti. Sono cresciuti e l'altro l'ha presa picchia. E allora l'ha mandata via. Infatti ecco perché è venuto di qua, perché gli fiava. Sì, ascolta, è buono. Quando veniva a disinfettare l'albigneto, ma riconosceva il trattore, veniva a trovare. Certo, forellino. Da di sotto, davvero, veniva a trovare. Però sta bene, pensa che qualche volta viene a dormire anche a letto con me. Ascolta, è dolcissimo. Ho visto. Perché ha perso, per quella più forte. Miki. Tu, Miki, Miki. Voglio vedere adesso. Dopo, stasera. Sì. Miki. Per vedere come t'agisce, perché facile. L'ho chiamato Miki, era la strada di sotto, è venuto. Ma il vedi più? Passa ogni tanto, viene su? No. C'è venuto. Qualche volta ci passa. Su, c'era da mangiare perché guernavo. Ma io menavano. Grazie tante, tanto arrivederci. La campagna umbra. Ha capito, abbiamo trovato anche così la storia di Bobby. Come promesso vi do il mio numero di cellulare, non il mio, del Parco Cinofilo Umbro, quindi del canale. Questo è il numero relativo al canale. Vi chiedo per favore, tanto se telefonate qualunque cosa, anche se fate chiamate su WhatsApp, non ci sarà risposta, verranno bloccate, ma potete tranquillamente messaggiare o mandare dei vocali, così in questo modo io sarò più facilitato a rispondervi più velocemente che per le mail, perché sono in campo, leggo una cosa, rispondo, se no io mi devo mettere lì ogni venerdì, delle volte non ce la faccio. Quindi vi do il numero. Allora, il numero è 328-688-3967. Questo è il numero del Parco Cinofilo Umbro. Per qualunque cosa, ripeto, signori, chiamatemi per lavorare. Abbiate anche un po' di pietà per chiamarmi se fossi, come se fossi un vostro amico o come se dovessi darvi dei consigli spassionati. Io un consiglio ve lo do volentieri, però sappiate che questo è un numero per lavorare in addestramento. Se volete lavorare con me, questo è il vostro numero. Va bene? Vi ringrazio tantissimo e grazie per guardare i miei video.